Buongiorno, benvenuti. Eccoci di nuovo in diretta da ore 12 dal nostro salotto di Cremona 1 per un'altra puntata. Oggi giorno di festa, festa della Repubblica, ma siamo qui in diretta con voi. Vi terremo compagnia come sempre fino al telegiornale delle 13.30. Anche oggi tanti ospiti qui in studio con me, perché sono sola oggi. Il mio compagno di viaggio Giovanni è in esterna, è andato alla festa di Zibello, la festa del culatello, quindi ci collegheremo con lui, ci faremo raccontare come sta andando la festa e poi, visto che è a Zibello, andrà a fare anche una visita al cinematografo, al museo del cinema di Zibello, che davvero racchiude tante tante meraviglie, quindi aspetteremo di collegarci con lui e di farci raccontare tutto quello che di bello riuscirà a vedere. Ma qui in studio ci saranno tanti ospiti, come vi dicevo. Sarà ospite con noi il papà di Orlando, Filippo Rubioli, insieme ai ragazzi della Compagnia delle Griglie. Come sapete, stanno organizzando una meravigliosa serata in Piazza del Comune per l'8 di luglio per raccontare la storia di Orlando e per stare vicino a questo bimbo molto molto speciale, che per cui si sta cercando di così raccogliere un po' di informazioni per poterlo far vivere al meglio e far vivere la quotidianità al meglio a lui e alla sua famiglia e ai suoi genitori. Quindi racconteremo la sua storia, vi racconteremo tutti i dettagli e tutto quello che stanno facendo per lui. E poi parleremo di Costituzione, festa della Repubblica. Insomma, ieri in Piazza del Comune c'è stata una grande festa con i ragazzi delle scuole cremonesi, che hanno realizzato questa mostra speciale con la Costituzione realizzata su delle tavole. Qui invece stiamo vedendo le immagini di questa mattina, perché ovviamente le celebrazioni per la festa della Repubblica ci sono state anche in città questa mattina in Piazza del Comune. Tante le persone che sono accorse in piazza per assistere alle celebrazioni. Le vediamo qui dietro alle transenne di Piazza del Comune, le forze dell'ordine schierate ovviamente con in uniforme speciale per questa giornata di festa, le autorità ovviamente tutte presenti per questa giornata. Qui vediamo appunto lo schieramento in Piazza del Comune con tutte le forze dell'ordine, polizia, pompieri, vedete poi arrivano anche le croce rossine, tutti quanti. Poi ovviamente è stato suonato l'inno di Mameli e tutti insieme sono state, insieme a tutti, insomma anche i cittadini, sono state fatte le celebrazioni. Vediamo qui le associazioni presenti per le celebrazioni, schierate sul palco, poi ovviamente anche il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti con i discorsi ovviamente delle istituzioni. Eccoli qua, quindi festa della Repubblica anche per Cremona. Dicevamo, poi quindi sarà ospite con noi il presidente dell'associazione 25 aprile Giorgio Bergonzi, che ci racconterà di questo progetto che ha visto coinvolte 97 classi cremonesi che hanno realizzato questa mostra a disposizione di cittadini e di tutta la cittadinanza e di tutte le scuole, che sarà visitabile all'Archivio di Stato ma anche alla scuola Media Campi. E poi parleremo con il CRART di Cremona Criminale, l'edizione 2017 che arriva il 17 di giugno, quindi nuova edizione dedicata quest'anno ai 7 vizi capitali. Ci faremo raccontare tutti i dettagli di questo gioco evento che vede coinvolta la nostra città grazie al CRART. Allora, ricordiamo qualche appuntamento per il weekend. Inizia la rassegna Cremona Danza, che parte appunto domani e prosegue fino al 30 di giugno al Teatro Ponchielli di Cremona, la rassegna delle scuole di danza, che è arrivata alla 21ª edizione. Domani il primo appuntamento alle 20 al Ponchielli con Attitude di Virna Quagliotti, con lo spettacolo dal titolo Olimpo. E poi per gli incontri del Zeist, gli incontri di primavera, gli spettacoli con aperitivo, l'appuntamento è per il 4 di giugno, domenica, con Domanda di matrimonio e lo spettacolo della Compagnia delle Muse, atto unico di Anton Chekhov, dagli esilaranti equivoci grotteschi. Ovviamente poi a seguire
il ricco buffet, partenza alle 18.30 in via Calatafimi a Cremona, quindi zona Zeist. Per gli appassionati invece dei gufi, ricordiamo il festival a Grazzano Visconti fino a domenica nel Parco del Castello dalle 10 alle 19, quindi c'è davvero da divertirsi anche questo weekend. Allora io vado a raggiungere allora i nostri primi ospiti in studio, eccoli qua schierati, il nostro Corba, il nostro Ferle, eccoli qui dalla Compagnia delle Griglie. Buongiorno ragazzi, insieme a Filippo Ruvioli, che è il papà di Orlando. Buongiorno Filippo. Buongiorno. Benvenuto nel nostro salotto. Grazie. Allora, l'8 di luglio questi ragazzi hanno organizzato una serata speciale in Piazza del Comune, come dicevamo poco fa. Una serata sarà sicuramente molto divertente, molto suggestiva, ma ha uno scopo ben preciso, quello di far conoscere la storia di Orlando. Sì, la storia di Orlando, che è il nostro secondo bambino. In realtà è anche quello di fare un po' il focus su un argomento che a Cremona è poco conosciuto, che è la genetica, perché Orlando è affetto da una malattia genetica rara, della quale si conosce veramente molto poco e che ha generato questa iniziativa familiare di dare origine a una organizzazione di volontariato che si chiama Occhi Azzurri Onlus, perché tutti in famiglia abbiamo gli occhi azzurri, e questa cosa che ci accomuna in Orlando invece è diventata estremamente diversa, perché Orlando ha una delezione genetica, gli manca un pezzettino di DNA che gli procura una serie di problemi a livello di sviluppo. Questa cosa è assolutamente ignota, anche a livello medico non c'è bibliografia, per cui ci siamo trovati... Anche i medici insomma fanno fatica un po' a... focalizzare un po' la situazione. Ci siamo messi in gioco cercando di, con questa organizzazione di volontariato, di metterci in piazza. Poi loro ci hanno aiutato a farlo davvero con l'iniziativa legata al progetto MEC che quest'anno ci hanno dedicato, e lo scopo di questa serata è proprio quello di puntare i riflettori su questo argomento, sulla genetica, sul fatto che tanti esami possono essere fatti e oggi non vengono fatti perché, per una serie di motivi legati ai costi, legati all'organizzazione, esami anche predittivi non vengono fatti. E lo scopo nostro dell'organizzazione di volontariato è questo: fare chiarezza, fare informazione, fare ricerca e poi cercare una strategia nel lungo termine per cercare di dare a Orlando, ai bambini come Orlando, una prospettiva di vita dignitosa, accettabile, integrata, inclusiva, come si usa dire adesso. E il nostro impegno è questo. Lo facciamo chiaramente per un'esigenza di tipo familiare, perché è stata la molla, ma lo facciamo anche perché abbiamo visto che ci sono tante situazioni simili a quelle che stiamo vivendo noi e a quella che sta vivendo Orlando, che hanno bisogno di aiuto. E non si sta parlando necessariamente di questioni economiche, certo. Si sta parlando principalmente di conoscenza, di necessità di approfondire. Stiamo facendo questo percorso, è lungo, abbiamo appena iniziato, però abbiamo trovato dei ragazzi molto bravi che ci stanno dando un grande aiuto personale prima che tutto il resto. Alessandro Corbari, quest'anno avete sposato questa causa, questa storia, da dove è nata l'idea? L'idea è nata da un amico comune che ci ha presentato Filippo, e siamo andati a bere una birra a fine anno dell'anno scorso. E tre birre. Sì, birre. Poi alla fine sono diventate tre. Anche tre, dai. Sono partiti con una, ma sono finite tre. Ed era solo l'inizio, tra l'altro. No, a parte gli scherzi, la realtà è che il nostro progetto MEC sta accendendo il buio su tante cose, no? Quindi siamo stati in Kenya, abbiamo fatto la manifestazione Accendi il buio, quindi abbiamo creato un po' più di consapevolezza sull'autismo, per esempio. E secondo me nel tempo, parlando con loro, andando a casa loro, abbiamo vissuto la loro quotidianità e probabilmente abbiamo capito che con i nostri modi semplici e il nostro entusiasmo, come dire, travolgente per quell'evento lì, possiamo davvero aiutare a creare una consapevolezza, a capire che cos'è il DNA, a insegnare ai bambini cosa vuol dire essere fortunati e cosa vuol dire invece avere un problema genetico che comunque non è una barriera insormontabile, un po' come l'autismo. Quindi bisogna capire, comprendere ed approfondire, secondo me. E quindi questo, il progetto MEC del 2017 è quanto mai
in linea con quanto abbiamo fatto prima, anzi forse abbiamo anche una lettura transoceanica, e poi lascio lui spiegare cosa intende con questo messaggio. Veramente capiamo che abbiamo toccato un nervo molto sensibile, e se ci ricordiamo cosa avevamo promesso MEC, e tu lo sai benissimo, nel 2009, probabilmente stiamo facendo anche molto di più, e siamo molto orgogliosi di overperformare le nostre umili aspettative iniziali. Assolutamente sì. Filippo, cosa intendeva Alessandro con quello che ha detto? Intendeva che abbiamo conosciuto Riccardo Sabatini attraverso contatti comuni tra Compagnia delle Griglie e un nostro amico che è Federico Visconti, che cito perché è stato veramente bravo a portarci a casa Riccardo il 26 di dicembre dell'anno scorso. Che Riccardo è cremonese, lo ricordiamo, che viene insomma così definito un po' il genio del DNA. Esatto, è uno veramente bravo, molto competente, non lo devo dire io, però è così. In realtà è molto bravo perché ha una carica umana che inizialmente ci ha sorpreso. Ha sposato la nostra causa, la nostra situazione, si è prestato da subito a dare un aiuto concreto in termini di idee, di progettualità, e ha messo a disposizione la sua posizione, la sua struttura. Che lui lavora negli Stati Uniti. Lui lavora a San Francisco, ha quasi 200 ricercatori a disposizione, è stato un vostro ospite in alcuni appuntamenti. È veramente una persona che ci sta aiutando tanto, che può coinvolgere altri scienziati come lui di altissimo livello, mm-hmm, e può metterci a disposizione il top per quanto riguarda la ricerca. Con lui siamo in contatto e abbiamo già pianificato degli esami di approfondimento che faremo a Orlando e a tutti noi. Li faremo a Verona con un collega di Riccardo, seguiti anche da un'equipe di medici a Pavia che ci stanno dando una mano. Siamo seguiti dal Mondino, quindi l'eccellenza italiana e fuori dall'Italia è a nostra disposizione, questa è una grande cosa. È una grande occasione, assolutamente. E la stiamo cavalcando, e Riccardo è veramente diventato uno di noi. È una bella cosa. È entrato nel gruppo. Sì. Nel gruppo, quando si entra nel gruppo non si esce più. Io volevo aggiungere una cosa, scusa Filippo. Cioè, quanto è importante, quanto è di orgoglio per noi poter essere solo affiancati a questi progetti, una progettualità, si parla di mondo, si parla di scienziati, si parla di genetica. Certo. E si parla a fianco di questi concetti, c'è anche la Compagnia delle Griglie e il progetto MEC. Quindi i piccoli passi di tutti i giorni, fatti di mail alla mattina alle 6, piuttosto che di tanti piccoli, non sono sforzi, sono tutto frutto di un entusiasmo che c'è dentro di noi. Cioè, sentire parlare di queste cose, essere sullo stesso divano a parlare di questo, secondo me è una cosa grandiosa che ci riempie d'orgoglio. E che è possibile grazie a tutta la gente come voi, Cremona 1 in primis, che ci ha sempre aiutato dal primo giorno. Marco Ferlenghi, allora, sta organizzando questa serata dove il DNA in qualche modo sarà protagonista. Dacci qualche indicazione in più di questa serata che ormai è, direi, sold out. Sì, diciamo. Non sono ancora aperte le iscrizioni, esatto, alla cena. Sono quasi terminati, diciamo, i posti disponibili. No, a parte gli scherzi. A breve faremo delle comunicazioni appunto per aprire, diciamo, a tutti gli ospiti la vendita, diciamo, dei biglietti. E chiaramente la location è la nostra stupenda Piazza del Duomo. Abbiamo anche le immagini della cena di due anni fa. Quest'anno, a differenza di due anni fa, in Piazza del Duomo sarà vestita come un giardino, quindi sarà tappezzata d'erba con diciamo un'ambientazione più agreste. Invitiamo comunque tutti gli ospiti a vestirsi di bianco e di azzurro, secondo le indicazioni che daremo, per, diciamo così, ricordare un po' il simbolo, diciamo, e l'obiettivo. Il protagonista sarà il DNA, e tramite appunto la collaborazione di tutti gli ospiti e soprattutto i bambini, durante la serata stiamo organizzando la costruzione di un grande DNA, appunto per il quale servirà la collaborazione di tutti. Verrà fatto di Lego, e quindi diciamo... C'è la collaborazione di Cremona Bricks. Esatto. Ci sarà Sabatini, adesso stiamo ancora definendo se fisicamente o, diciamo, in collegamento, quindi potrà darci anche lui delle indicazioni e delle spiegazioni semplici, diciamo, alla portata di tutti, su cos'è questo DNA e, diciamo, il suo contributo.
E poi la cena sarà allestita, esatto, da ospiti, adesso diciamo, non anticipo niente. Ci sarà ovviamente artisti, musica, esatto, ci saranno degli artisti, ci sarà intrattenimento, esatto, ovviamente per... Quante saranno le persone? Circa 600? Saranno circa 600 persone, e quindi la piazza piena sarà, ci auguriamo, stupenda come due anni fa. Meravigliosa cena, esatto, come quella di due anni fa. Filippo, Orlando, insomma, cercate anche di capire un po' come rendere la sua quotidianità più semplice, più... Sì, in questi mesi... diciamo da quando è nata l'organizzazione di volontariato, in realtà anche da un po' prima, abbiamo cercato di coinvolgere le istituzioni a livello scolastico, a livello extrascolastico. Abbiamo preso contatti con Serafino Corti, che è una persona, oltre che di una grande cultura e umanità, anche molto strutturata per dare supporto a questo, certo, tipo di problemi di carattere cognitivo, eccetera. Stiamo facendo tante cose per creare una rete con le organizzazioni di volontariato a Cremona, del territorio e fuori Cremona. Lo scopo è quello di mettere insieme tante più conoscenze possibili per dare a Orlando degli strumenti operativi per poter raggiungere delle autonomie, per poter mangiare da solo, per poter chiacchierare, per poter fare le cose che permettono a un bambino e poi a un ragazzo e poi a un adulto di inserirsi in una società che oggi purtroppo non è ancora completamente pronta per questo tipo di situazione. Chiaramente i genitori di un bambino così si preoccupano per il suo futuro, certo, e l'iniziativa è questa sostanzialmente, sensibilizzare le persone su questo argomento con una cena evento che non ha lo scopo di raccogliere soldi, ha lo scopo proprio di dipingere di azzurro la piazza perché rimanga un ricordo indelebile, e così la gente che partecipa a quell'evento, quando torna a casa con il regalino di Lego, pensa che è necessario fare ancora tanto per includere dei bambini che hanno delle disabilità in generale, e in modo particolare nello specifico chi ha disabilità di tipo cognitivo e intellettivo. Orlando ha un fratello, che si chiama Sebastiano, che ha 8 anni, che ha 9 anni. 9 anni già, sono rimasta indietro di un anno. Sì, com'è il loro rapporto? È molto bello, molto tenero, e Sebastiano è un bambino eccezionale, è veramente un bambino di una maturità sconvolgente. Orlando, quando è nato, quasi da subito ha manifestato dei problemi legati alla crescita, cresceva poco, lentamente, non faceva tutti gli step evolutivi che gli altri bambini della sua età facevano, e un compagno di classe di Sebastiano un giorno gli ha chiesto come mai suo fratello cresceva così poco. E Sebastiano, che in casa sentiva un po' le cose che dicevamo, ha prodotto una sintesi eccezionale. L'ha guardato, gli ha detto: mio fratello cresce lentamente perché è la natura che vuole così. In questa frase, che per noi è stata una molla e ci ha fatto passare da una situazione di disperazione a una situazione di lettura chiara di quello che c'era, c'è dentro lo stimolo a fare quello che stiamo facendo, perché Orlando è un bambino che è nato così, non c'è niente di innaturale, va solo assecondato, va aiutato a compiere il suo processo di crescita, e dobbiamo cercare di avere la sua prestazione massima riducendo le richieste dell'ambiente circostante. Solo così si riesce a realizzare questo progetto. Vale per Orlando, vale per tutti i bambini che hanno difficoltà cognitive, vale per, in generale, per tutto il mondo della disabilità. Ridurre le richieste di prestazione, aumentare le prestazioni. Orlando ora sta frequentando una scuola materna? Sì, è alla scuola materna, è affiancato anche dal servizio alla persona. Devo dire che il comune di Cremona è stato eccezionale, ha messo a disposizione persone preparate. Contrariamente a quello che si dice, il pubblico funziona, a Cremona va molto bene, ci sono delle persone che si sono prestate a livello personale e hanno messo a disposizione la loro capacità. Orlando è seguito molto bene, come meglio non potrebbe, però bisogna progettare il futuro, perché oggi è in un ambiente in cui le richieste sono molto basse e quindi lui riesce a rispondere bene. Domani in una scuola in cui dovrà avere delle autonomie, mangiare da solo, andare in bagno da solo, avrà difficoltà.
non si può pensare che partecipi a una vita di questo tipo, sociale, scolastica. Quindi bisogna progettare qualcosa. Abbiamo già cercato di prendere contatti con i dirigenti scolastici, con uno in particolare, però non mi gioco il nome, sennò poi è brutto. E c'è disponibilità. Sono piccoli passi, ma si stanno attivando tutti per Orlando e per questa situazione. Quindi abbiamo fiducia che si possa andare avanti con profitto. Peraltro io so che insomma i ragazzi della Compagnia delle Griglie, e la dimostrazione sarà anche la cena dell'8 di luglio, poi continuano ovviamente a seguire le storie che sposano, quindi anche quest'anno ci sarà occasione comunque di fare il punto su tutte le storie che avete sposato, giusto? Assolutamente sì, uno dei nostri obiettivi è quello di radunare tutte le associazioni beneficiarie dei nostri progetti, quindi partendo da Cremona Forchegna, poi Arco, poi Accendi il Buio, l'anno scorso i ragazzi che sono andati a Venezia di atleticamente, quindi l'obiettivo è proprio anche di fare un attimino il punto del nostro dei nostri progetti che comunque continuano, perché con Accendi il Buio ci sentiamo sempre, con Cremona Forchegna i contatti comunque sono continui. Con loro invaderemo la loro casa ancora per tanti anni, spero. Non te ne libererai più, sappilo, Filippo. Sì, no, ho visto che hanno preso le misure, è una bella cosa. È una famiglia in più adesso, sì. Quella della Compagnia delle Griglie. Devo dire che non è assolutamente spiacevole la parte corba, ma gli altri sono a posto. Le birrette diventeranno tante. Sì, e l'ultima cosa che volevo dire, che mi ha colpito molto, è che la mamma di Mac, quando abbiamo fatto la presentazione di questo evento, mi si è avvicinata e mi ha detto che Mac aveva gli occhi azzurri. È stata una cosa molto toccante, molto commovente e che in qualche modo chiude un cerchio. E questa iniziativa deve andare avanti, quella di Mac, per aiutare le famiglie come la nostra, ma in generale per dare un segno alla cittadinanza. Sono molto bravi. Sì, assolutamente sì, siamo sicuri che sarà così e sei in buone mani in tutti i sensi. Grazie a Filippo. Grazie a Ruvioli per essere stato con noi, un abbraccio ovviamente a tutta la tua famiglia Orlando e Sebastiano, grazie ai ragazzi della Compagnia delle Griglie, grazie, per essere grazie. Stati con noi, ovviamente la serata sarà un grande successo e grazie per tutto quello che continuate a fare. Grazie, grazie a voi. Alessandro Corvari, grazie a Marco Ferlenghi, ci vediamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Forse mi dicono che c'è lo zaino pronto, il collegamento con il nostro Giovanni Palisto da Zibello, vediamo se sei in collegamento in questo momento. Giovanni, mi senti? Oh, sì, mamma, ci sono. Sei finito? Certo, certo. Ciao Nicoletta. Allora, mi piace perché hai detto abbiamo lo zaino pronto, che uno potrebbe pensare ma dove deve andare questa con lo zaino? Va bene, è un termine tecnico per dire che c'è un collegamento esterno. Allora, buongiorno a tutti, intanto siete collegati in diretta appunto con Zibello, buona festa della Repubblica in questo 2 giugno, splendido, baciato dal sole. Vedete, io ho sempre sognato, e devo dire che in gioventù l'ho anche fatto, ho sempre sognato di guidare un trattore, questo è un trattore a cingoli come vedete, ma per facilitarmi mi hanno anche messo il volante. Se vi lamentate dello sforzo che fate nel girare il volante della vostra auto, provate con questo. Allora, cosa succede? Siamo a Zibello. Sapete che Zibello è famosa per tutta una serie di cose, che non è la famosa festa del rastrello e neanche del carrello, è proprio la festa del culatello, anzi il festival del culatello. È iniziato ieri la 32esima edizione e noi siamo venuti a vedere. Devo dire che dall'altra parte di quell'edificio c'è veramente già tantissima gente che approfitta ovviamente di questa edizione e approfitta anche della bella giornata per venire qui a gustare le specialità. Una festa di cui parleremo più tardi, ma noi siamo venuti a Zibello anche per scoprire altri aspetti, perché è un paese tutto sommato piccolo, nemmeno 1000 abitanti, che tra l'altro lo scorso anno è stato unito con Polesine, quindi adesso il comune preciso è Polesine-Zibello. E ci sono tante altre cose da vedere e da visitare, a cominciare dal museo per esempio della civiltà contadina, ed è per questo che sono qui appollaiato su questo trattore, dal quale adesso tento di scendere con un'abile manovra, anche perché vi voglio far vedere gli altri splendidi pezzi. Qui c'è il famoso Landini testa calda, per avviarlo bisognava accendere un fuoco sotto al motore, quindi non vi lamentate quando la vostra auto non parte. E poi naturalmente ci sono tanti altri
modelli di vecchi trattori storici e poi non poteva mancare una trebbiatrice, la famosa Marinoni, che, su cui tanta fatica i nostri nonni hanno fatto per trebbiare appunto i covoni del grano che vediamo là. Bellissimo questo Museo della Civiltà Contadina, però noi in particolare nel prossimo collegamento vi vogliamo presentare quello che è un altro museo, un'altra perla di Zibello, che è nato un paio di anni fa ed è il Museo del Cinema. Io sono salito poco fa a salutare l'amico Luciano Narducci che ha costituito questo museo ed è veramente splendido, ne abbiamo già parlato circa un anno fa proprio all'interno di Ore 12, abbiamo già avuto modo di vederlo anche in altre trasmissioni, ma c'è una novità, c'è un nuovo pezzo che va ad arricchire questa collezione composta da centinaia di pezzi che ricostruiscono la storia del cinema. E allora tra poco dai trattori passeremo direttamente alla settima arte, ci vediamo tra poco. Sì, grazie, grazie Giovanni, tra pochissimo allora ci ricollegheremo con te, e ci fermiamo ora per la pubblicità, tra pochissimo. Bentornati in studio, eccolo qua, mio Giovanni Palisto, dietro alle mie spalle, dove sei finito? Che bellezza! Sei in un bel paradiso, eh? Ex convento dei padri domenicani. Sì, è bellissimo. Allora, è eccezionale per chi ama il cinema, qui assolutamente da non perdere. Vedete già lì qualche accenno delle centinaia di pezzi che sono presenti in questo museo, allestito con una grande cura da Luciano Narducci, che tra poco vi presento. Vedete anche tutta una serie di locandine, ma ci sono veramente pezzi eccezionali e molto, molto rari in questo ex convento, ripeto, dei padri domenicani, qui a Zibello. È un museo, tra l'altro, molto visitato, anche oggi ci sono parecchi persone. Abbiamo qui proprio Luciano Narducci, che è il curatore. Vieni Luciano, non ti nascondere, non fare il timido, eccolo qua. Allora, grazie alla passione e alla competenza di Luciano Narducci, insomma, nel corso di una serie di anni, tanti anni, veramente è riuscito a raccogliere pezzi eccezionali un po' in giro in tutta Italia e anche all'estero, che poi ha riunito qui in questo museo aperto un paio d'anni fa. Sì, 2 anni fa abbiamo aperto. E avete già ottenuto grandi soddisfazioni? Tantissime persone sono venute a visitare questo museo, complimenti, bellissimi proprio, veramente. Benissimo, ci fa molto piacere, tra l'altro addirittura con pezzi rari, tanto che altri prestigiosi e blasonati musei, come per esempio quello del Museo del Cinema di Torino, sono un po' invidiosi. No, assolutamente no, però qualche pezzo me l'hanno cercato, insomma. Certo. E un altro pezzo nuovo vi vogliamo presentare proprio oggi. Io non so se il collegamento... C'è qualche problema di audio, sistemiamo un attimo dal punto di vista tecnico, poi ci ricollegheremo con Narducci e Palisto. Intanto io introduco il nostro prossimo ospite, buongiorno a Pier Giorgio Bergonzi, presidente dell'associazione 25 aprile, perché ieri in Piazza del Comune c'è stata una bellissima festa, l'abbiamo chiamata la festa della Costituzione, sì. Perché c'è stato un importante progetto che ha coinvolto ben 97 classi cremonesi, sì. e ben più negli anni, sì. Di questo progetto triennale per far conoscere la Costituzione ai nostri ragazzi. Esatto, sì. Sentiamo qualche... È un progetto triennale cominciato nel 2015 dal nulla, rivolto soprattutto nei primi anni agli insegnanti, ai docenti, e si è allargato il secondo e il terzo anno agli studenti, agli alunni. E complessivamente in questi 3 anni sono stati coinvolti dei corsi di formazione sull'insegnamento e sulla didattica della Costituzione, sono stati coinvolti circa 400 insegnanti che hanno partecipato a 12 giornate di studio. E quest'anno abbiamo coinvolto gli studenti come? Attraverso la mostra Il Sentiero della Costituzione. Esatto, stiamo vedendo appunto le immagini, esatto, di queste tavole realizzate dagli studenti cremonesi che hanno adottato... Lo studente cremonesi hanno realizzato il primo pannello, okay. uno studente al liceo artistico, un pannello molto bello, se poi riusciamo a vederlo. Ecco. Questa è la mostra che illustra i primi 54 articoli della Costituzione. Sì. È collocata lungo il sentiero
permanentemente lungo il sentiero che conduce alla scuola di Barbiana, la scuola che è stata la scuola di Don Milani, certo, in sostanza, che definiva la sua scuola la scuola della Costituzione. Sono illustri i primi 54 articoli della Costituzione, quelli più importanti, insomma. Ecco, noi questa mostra l'abbiamo riprodotta, l'abbiamo messa a disposizione delle scuole e nel corso di quest'anno scolastico è stata ospitata da ben 27 scuole. Da metà novembre a oggi, ininterrottamente, abbiamo dovuto dire di no ad alcune scuole perché non c'era la disponibilità. E è stata visitata da più di 4.000 studenti e alunni dalle scuole inferiori, elementari, anche le scuole dell'infanzia, che insieme ai loro insegnanti poi hanno svolto percorsi didattici, attività didattiche sulla Costituzione. Io credo che sia un'esperienza a Cremona sicuramente unica. Ma anche in Italia. Ma anche in Italia, io credo, perché una, diciamo così, una risposta così forte, così numerosa, così estesa, non per merito nostro, perché neanche noi ce l'aspettavamo, è la Costituzione che ha suscitato questo interesse così forte. Proprio pensi che quest'anno al corso di formazione per i docenti si sono iscritti 240 docenti che hanno partecipato a 6 lezioni, a 6 giornate di studio, fuori orario scolastico naturalmente, e quindi è una cosa molto significativa. E le dicevo, 4.000 studenti l'hanno visitata, dopodiché hanno fatto l'attività didattica, dopodiché molti di loro, maturando l'importanza di quello che avevano fatto, di quello che avevano conosciuto, hanno deciso di donare la Costituzione alla cittadinanza. Come? Adottando un articolo. Per cui dei 4.000 studenti, 2.000, 97 classi, hanno adottato un articolo della Costituzione, hanno versato un contributo di 20 euro che corrisponde al costo di un pannello della mostra, certo, che riporta l'articolo della Costituzione. Siamo riusciti a riprodurne 2 copie grazie a questa, diciamo così, partecipazione più elevata del previsto, e nella giornata di ieri tutte le scuole in piazza sono intervenute, come avete visto, come avete mostrato anche alla vostra televisione, e con un breve intervento, che però è un intervento che praticamente in poche parole voleva dire quello che avevano realizzato nello studio della Costituzione durante l'anno, e questa è una cosa molto importante. Erano interventi quindi non improvvisati, o certo, erano cose sentite, maturate nel tempo, con lo studio, con... ecco. E ieri si è svolta questa cerimonia di dono della Costituzione alla città. Eccolo qui, quello che dicevamo all'inizio. Ecco, questo è il primo pannello, è il pannello unico realizzato a Cremona, in sostanza. È stato realizzato da uno studente del liceo artistico, che è intervenuto anche ieri. Un'intera classe del liceo artistico si era resa disponibile a preparare un pannello, un logo che desse inizio alla mostra. Ogni studente ha preparato il logo, 20 loghi hanno preparato, molto belli tutti, che illustravano i primi 12 articoli della Costituzione. E ci hanno detto: sceglietene uno. Certo. Noi dovevamo sceglierli tutti e 20, perché erano tutti molto belli, abbiamo dovuto sceglierne uno. Però l'impegno qual è? È quello, con questi loghi, che sono molto belli, realizzati anche poi vedete questo, dal punto di vista, diciamo così, estetico, io non sono un intenditore, ma a me sono piaciuti molto, di realizzare anche con questi loghi una mostra, da mettere anche questa a disposizione dalle scuole, e perché attraverso questi loghi si faccia ancora uno studio sui primi 12 articoli della Costituzione. Ecco, è un modo, diciamo così, per coinvolgere, per procedere e per fare in modo che l'esperienza che è stata condotta in questi 3 anni non sia un fatto episodico. Cioè, noi quando siamo partiti con l'idea della Costituzione nelle scuole, il motivo ispiratore in sostanza è stato questo. Compito della scuola è quello di formare la persona e il cittadino, questo è il compito fondamentale. Il cittadino deve formarsi sulle basi della Costituzione italiana, certo, che è quella, diciamo così, che regola la nostra convivenza civile. E un cittadino che non conosce la Costituzione come fa a praticarla? Come fa a essere un cittadino a pieno titolo? Però a volte non si arriva a studiare la Costituzione a scuola, anzi nella maggioranza dei casi. Quindi... questo è il problema, è proprio questo. Quindi insomma è un progetto assolutamente importante. Mentre non si arriva a spiegare la Costituzione, mentre quello che è successo, quello che abbiamo fatto, la risposta che c'è stata... dimostra che c'è voglia di conoscere la Costituzione.
perché le ripeto, non, per noi è stata una sorpresa proprio questa rispondenza così forte che c'è stata, e secondo me anche perché la Costituzione è bella, cioè l'approccio dei ragazzi, anche guidati dagli insegnanti, perché gli insegnanti sono stati bravissimi, hanno trovato tutti la formula giusta per attirare la loro attenzione. Esatto, e quindi delle metodologie lì, la cosa che è piaciuta di più nell'iniziativa di ieri, sa qual è stata? Un gruppo di ragazzi, di bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, sì, che ha cantato una bellissima canzone. Che abbiamo, quelli che hanno aperto la giornata? No, quelli erano della scuola Trento Trieste. Okay. E la scuola dell'infanzia, che hanno aperto hanno cantato brevemente Fratelli d'Italia, ah, sì, okay, ma si vedeva che lo cantavano con, sì, un entusiasmo. Sì, avevano le bandierine, esatto, vestiti di verde, bianco e rosso, erano ecco, molto così coinvolti ovviamente. Sì, dalla situazione. Sì, qui sì, stiamo, sì, vedendo, sì, alcuni ragazzi, mi sembra della scuola di Vescovato. Questa che è la scuola suonato, di Vescovato, anche loro hanno suonato l'inno nazionale, esatto, sì, sì, nazionale, sono stati bravissimi anche loro. Poi sì, tanti, sì, discorsi ovviamente dei, sì, ragazzi che hanno così raccolto le riflessioni su questi anni di progetto, e davvero per loro è stata una bellissima esperienza e hanno così capito e studiato qualcosa che davvero, su cui poi si fonda la nostra quotidianità, sì, la nostra vita, sì, e quindi insomma, sì, è stata un'occasione assolutamente importante. Erano circa un migliaio erano ragazzi, più di 1000 in piazza, sì, sarebbero stati anche molti di più, ma poi noi abbiamo cominciato a preoccuparci un po' di un numero troppo elevato, perché dopo sono tanti ragazzi accompagnati dagli insegnanti, insomma c'è bisogno anche nella piazza di mantenere. Beh, quindi direi che è stato assolutamente, questa era la fase conclusiva insomma di questo progetto. Vediamo anche il sindaco, a cui sindaco è stato poi donato simbolicamente una delle tavole, giusto? Noi abbiamo donato la Costituzione al sindaco, e adesso la Costituzione che abbiamo donato, innanzitutto il sindaco, il comune di Cremona ci ha dato, il sindaco in prima persona naturalmente, un contributo molto forte per realizzare questa iniziativa. Anche in termini, diciamo così, di contributo, però soprattutto di appoggio, di consenso, insomma hanno capito il valore delle iniziative, ci hanno aiutato molto, il comune come la provincia, come la fondazione comunitaria, come tanti privati che hanno messo impegno, hanno messo anche sottoscrizioni, contributi per realizzare questa cosa. E tra l'altro questa mostra poi rimarrà a disposizione, perché è stata stampata in due copie, sì, una all'Archivio di Stato e una alla Scuola Mediacampi. La Scuola Mediacampi. Quindi di modo sarà a disposizione che delle scuole, della cittadinanza che l'anno vorranno prossimo come associazione, una delle iniziative che faremo sarà quella di indicare alle scuole la possibilità di visitare la Costituzione in questi posti. Metteremo ancora a disposizione delle attività di animazione per la conoscenza della Costituzione fatte dal teatro itinerante, che si sono rivelate molto efficaci, e questo sarà un modo per proseguire l'anno prossimo. L'anno prossimo, l'inizio della nuova esperienza che faremo, perché vogliamo assolutamente dare una nuova continuità, il primo giugno del 2018 vorremmo essere ancora in Piazza del Comune. Ci diamo un obiettivo, dai. Sì, ci diamo direi di un sì, obiettivo direi per il prossimo, sì, anno. Sì. E cominceremo con le scuole che hanno realizzato questa attività sulla Costituzione, che verranno a riferire l'attività che hanno fatto, di modo che questa attività può diventare patrimonio di tutti, può arricchire le esperienze di tutti, e tutti possono fare sulle basi di queste esperienze, nuove modalità di insegnamento, approfondimenti, eccetera. Creeremo un archivio che si arricchirà tutti gli anni, accessibile a tutti, sulla didattica della Costituzione. Direi che possiamo fare assolutamente i complimenti all'Associazione 25 Aprile, che ha portato avanti questo progetto importante, molto importante per tutti i nostri giovani in primis, studenti, certo, e giovani del nostro territorio, grazie. E anche per i cittadini per che hanno ricevuto la Costituzione, esatto, che possono andarsela a vedere, esatto, quando vogliono. Un bellissimo regalo. Va grazie, bene. Grazie per Giorgio Bergonzi, presidente dell'Associazione 25 Aprile, per essere stato con noi, grazie mille. Grazie mille. Io vado a ricollegarmi con il nostro Giovanni Palisto. Giovanni, ci sei? Eccoci, sì, sempre da Zibello, all'interno del Museo del Cinema, curato da Luciano Narducci, dove sono presenti centinaia di macchine che sono legate al cinema e in qualche caso anche al precinema, perché Luciano, la macchina più vecchia quando risale? Beh, abbiamo una lanterna magica del 1850.
Io penso di sì. Beh, complimenti, veramente. Ci sono veramente un museo diffuso qui in uno spazio molto, molto ampio. Possiamo mostrare così pochi pezzi. Per esempio, qui cosa abbiamo? Questa è una lanterna magica e macchina fotografica anche. Entrambi? Sì, sì, sì. Okay, col soffietto per la messa a fuoco e tutto. Insomma. Naturalmente sono macchine che tu hai trovato, insomma, dopo ricerche. Anche da collezionisti ho comprato queste macchine. Che poi hai restaurato in qualche caso? Anche restaurato, sì. Poi negli anni mi sono fatto un'esperienza, quindi anche se li trovo rotti poi li aggiusto. Bellissimo questo museo, realizzato grazie alla collaborazione del Comune. Sì, certo, il Comune ha dato questi spazi. Che sono bellissimi, veramente. Sarebbe potuto sorgere da qualche altra parte? Beh, sì, però... Ci sono state altre occasioni che qualcuno ha perso. Certo, veramente. Senti, fermo, che qui vedo un'altra macchina strana, cos'è? Questo è uno stereoscopio, dove ci sono immagini tridimensionali su cartone. E queste immagini si fanno con quella macchina che adesso sto allestendo in uno spazio qui al museo. Un'ultima curiosità qui... Questa è una lanterna magica, praticamente pre-cinema, poco più che un giocattolo questo, poi i professionali sono di là, e poteva andare con la candela o se no col petrolio, e usavano la fiamma perché proiettava immagini fisse dipinte su vetro e la fiamma dava questa idea un po' del movimento. Sono stati tantissimi gli articoli anche su quotidiani nazionali dedicati a questo museo, anche tesi di laurea. Sì, certo. Credo a Parma. A Parma. Oh, adesso la novità qual è? La novità è che c'è una nuovissima macchina che Luciano Narducci ha scovato in qualche mercatino, che è veramente molto curiosa e che vi mostriamo praticamente per la prima volta. Di cosa si tratta? È una macchina tridimensionale, e, praticamente dell'Ottocento. Quindi tridimensionale dell'Ottocento. Attenzione, seguiteci, eccola qua, entriamo in questo bugigattolo che è stato predisposto proprio per allestire questa macchina fotografica tridimensionale. Quindi vedete com'è lunga, praticamente ci sono due obiettivi, da questo lato e da quest'altro. E poi Luciano, spiegaci tu. Praticamente l'obiettivo centrale serve per dare luce al volto quando uno si sedeva, praticamente posso sedere di una scavi. Facci vedere come funzionava. Ecco, vedete, allora uno si sedeva davanti all'obiettivo che è qua, ok? Diceva, si segga, io mi sedevo per dire, poi appoggio il mento. Su questo e praticamente poi mettevo questo cordoncino di seta e questo dava... praticamente la messa a fuoco. Quindi uno non si poteva spostare, il fuoco rimaneva. Poi dopo, una volta fatto la messa a fuoco, ci si toglieva e praticamente si fotografava, per dire, il soggetto. Ecco, e qui questi sono appunto gli obiettivi. Sì, gli obiettivi, certo. E sopra? E questo è il condensatore che dà la corrente ai carboncini. Uh-huh. Ai carboncini. Quindi era una luce continua. Fotovoltaico e poi si mettevano le lastrine dove si vedono queste tendine praticamente, sì. Non aveva l'otturatore, si metteva la lastrina da impressionare, poi si toglieva la tenda nera. Tenda nera e praticamente si contava uno, due, tre, quello che era per dire, si toglieva e poi si rimetteva. Ma dove hai trovato questa macchina? È rarissima. Questa l'ho trovata sul mercatino a Corte Maggiore. Dopo una mezz'oretta che l'ho comperata, tutto Corte Maggiore sapeva che io avevo preso questa macchina. Tutti si davano di gomito per dire, Narducci ha fatto ancora un affare. Sì, beh certo, sì. Ma però dopo tanti anni... Non è facile trovare una cosa? No, assolutamente no. Provenienza? Non lo so perché non, l'etichetta praticamente è stata, non c'è più, quindi manca. E non... Ma è vero che la vuoi portare fuori in strada per fotografare passanti? Mi è stato sconsigliato perché mi hanno detto c'è troppa gente e magari te la rovinano. Quindi insomma qualche fortunato potrà essere fotografato con questa macchina tridimensionale, non digitale, quindi tridimensionale dell'Ottocento. Il particolare è che è anche corredata alla valigia con tutti gli accessori, tutte le lastrine, tutto quanto, cioè proprio tutto. Bellissimo, abbiamo ancora molte curiosità, ma una in particolare ve la mostreremo tra poco. Grazie Giovanni, allora fermiamoci un attimo per la pubblicità e subito dopo ci collegheremo con te. Eccoci in diretta, andiamo a ricollegarci con Giovanni in diretta da Zibello. Giovanni.
Che belle macchine qui. Luciano, allora, abbiamo veramente un po' di tutto, perché sì, si parlava di macchine che risalivano all'Ottocento, ma poi insomma il cinema ha avuto una certa evoluzione, sono arrivati i film su pellicola. Qui per esempio cosa abbiamo? Questo è un duplistile, praticamente si poteva duplicare i filmati mettendo le pellicole vergine e per contatto le due pellicole passavano attraverso il rullino e la luce impressionava la pellicola vergine. Quindi insomma un duplicatore, quando facciamo una copia del DVD è tipo... piste su pellicole amatoriali, questo invece è un telecinema che praticamente si possono portare le immagini da pellicola in DVD. Ah, ok, quindi uno playava, diciamo, sì, metteva sì, in play sì, la per salvare le immagini che sono okay, in pellicola. Oh, poi qui c'è un proiettore, insomma, altri tipi di proiettori, la stanza è piena di proiettori, ce ne sono un po' ovunque. Questo è un 16 mm, praticamente con l'audio, con la pista ottica, e possiamo anche farlo andare. Adesso tu ci vuoi mostrare un filmato? Sì, di cosa si tratta? È un filmato di grandi orchestre, di jazz, praticamente degli anni 30. Degli anni 30, ma registrato dove? Di a Cremona? Non si sa. A Cremona, allora, registrato a Cremona, attenzione. Va bene, quindi adesso noi praticamente dobbiamo ricreare la magia del cinema, dobbiamo spegnere la luce e far partire il filmato degli anni 30 che tu anche qui hai trovato chissà dove, meglio non scoprirlo. Ok. Allora, vediamo un po' che parte... Qui si inizia a ballare poi anche, ragazzi, che bellezza, la magia del cinema. Abbiamo anche passato anche quello coi gelati, non so se avete visto poco fa che è andato via per un attimo la luce. Luciano, ti ringraziamo tantissimo per averci dato naturalmente solo un accenno delle tante, dei tanti spunti e delle macchine preziose che sono contenute in questo museo. Ti ringraziamo molto per averci ospitato e naturalmente invitiamo tutti coloro che ci seguono a venire a Zibello, al Museo del Cinema, perché insomma merita. Grazie, io ringrazio voi per essere qui. Riprende subito la caccia ad altre macchine? Beh sì, certo. Quella non finisce mai. Non finisce mai. Grazie a Luciano Narducci, noi siamo sempre a Zibello. Dopo aver accennato al Museo della Civiltà Contadina, dopo aver accennato al Museo del Cinema, tra poco scendiamo perché da ieri c'è la 32esima festa del Culatello e quindi a quest'ora insomma ci vuole, a più tardi. Grazie Giovanni, e direi che adesso è arrivato il momento della gola. Guarda un po' chi ci ha raggiunto in studio in questo momento, ha una presenza un po' inquietante qui dietro alle mie spalle. Di cosa parliamo in questa occasione? Ma di Cremona Criminale, l'edizione 2017 organizzata dal CRART anche quest'anno. Allora diamo il benvenuto a Elena Poli, a Massimiliano Pegorini e qui dietro alla maschera abbiamo Serena Carpaneto. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora Elena, edizione 2017 si terrà il 17 di giugno, giusto? Esatto. Quest'anno il tema cos'è? Quest'anno il tema sono i vizi capitali. Cremona Criminale è arrivata alla sua quarta edizione e ogni anno si cerca di trovare un filo conduttore delle storie, tutte legate ai crimini, legate alla storia della nostra città. E quest'anno sono legate ai 7 vizi capitali. Ricordiamo come è organizzato questo gioco, evento, insomma, per le strade della città. È un gioco notturno che comincia solitamente alle 20:30, 21 della sera, ma in realtà c'è un momento iniziale dove i capisquadra passano per l'ufficio CRART, che quest'anno ha la sua nuova sede in Viaselli 88, passano per ritirare la prima busta, il primo enigma, e hanno un paio d'ore di tempo per trovarsi, iniziare la serata insieme, risolvere la prima prova e scoprire da dove comincia effettivamente il gioco. Il gioco che comincia alle 20:30 e è disposto lungo le strade, i vicoli oscuri della nostra città fino a tarda notte. Enigmi, prove, racconti. Che voi avete organizzato sapientemente. Che abbiamo, conoscendo sì, bene la città. Esatto, partendo dalla storia della nostra città abbiamo recuperato alcuni eventi, alcuni crimini, alcuni episodi della storia e li abbiamo poi tradotti in queste puntate, in queste tappe che si svolgeranno appunto lungo la città.
Organizzato a squadre o ognuno gioca da solo? Organizzato a squadre, massimo di 10 componenti. Bisogna mettere insieme un po' di menti per risolvere gli enigmi. Sì, più abilità differenti, la ricerca attraverso gli smartphone, chi sa qualcosa un pochino di più della storia, chi è abile invece a risolvere gli intrighi. Poi noi ci divertiamo un sacco a preparare le prove perché le pensiamo veramente complicate, poi dobbiamo andare un attimino a snellire in certi casi. E ci sono anche ovviamente dei costumi che accompagnano serata. C'è sempre la figura del giudice che è il appunto imparziale, chi valuterà poi tutte le prove che non sono soltanto legate alle storie, alla risoluzione degli enigmi, ma anche al comportamento, al gioco di squadra, a come si utilizzano anche gli spazi della città. Perché è vero che giochiamo in città, però è vero anche che non dobbiamo andare a minare la sua bellezza. Poi ci sono dei portali, dei jolly che sono... Infatti, cosa rappresenta Serena? Sono dei jolly, uno nero, rosso e bianco, che sono anche i colori del Kraart. Che aiutano nello svolgimento del gioco, quindi la consegna degli enigmi, piuttosto che i passaggi fra una prova e l'altra. E poi abbiamo il nostro attore cremonese, Massimiliano, voce recitante, esatto. All'inizio, sì, giusto, della serata. Sì, perché infatti in questo format abbiamo unito il teatro, diciamo, poi alla fase quella più ludica dei giochi, delle prove. E quindi vabbè, il mio lavoro più che altro è stato quello di fare un lavoro drammaturgico sulle storie che mi passavano i ragazzi, che mi hanno passato i ragazzi del Kraart, e quindi poi mettere in scena, diciamo, di tappa in tappa, teatralizzare, diciamo, un po' quello che è accaduto in quel determinato momento, per poi dopo dare il là alle varie prove, il passaggio di tappa in tappa. Proprio. È la prima volta che partecipi anche tu al progetto di Cremona Criminale o c'eri già anche l'anno scorso? No, diciamo che l'abbiamo fatto nascere assieme. Ah, ok, scusami, non ero preparata, ci mancherebbe. Quante persone si iscrivono più o meno? Di solito sono un centinaio di ragazzi che appunto divisi in squadre partecipano. Quindi c'è grande così... Sì, anche grande attesa perché... Quest'anno soprattutto abbiamo realizzato 7 video, appunto uno per ogni vizio, un po' a macchietta, un po' spot legato a, appunto, ai singoli vizi, e questi stanno cominciando a spopolare un po' sui social, e l'attesa è anche di vedere qual è il risultato di tutta questa preparazione e di tutta questa... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi c'è grande fermento per il 17 di giugno. Tra l'altro, insomma, noi avvertiamo sempre, perché visto che poi comparite anche in versione mascherata, qualcuno magari durante la serata dice cosa stanno facendo, diavolo stanno facendo, ormai vi conoscono, però diciamo, se vedete le persone che si aggirano in costume, è un gioco. Non è pericoloso. No, non è pericoloso. Abbiamo avvisato le forze dell'ordine. I media sanno tutti, abbiamo fatto anche una vetrina all'ufficio informazione turistico, come tutti gli anni facciamo, per far vedere anche un po' i primi oggetti che possono essere utilizzati durante il gioco, quindi l'informazione c'è, ecco. Da parte vostra, insomma, vedo che c'è, proprio vi divertite a organizzare, sì, questa cosa, perché si sente proprio da come raccontate quanta passione, quanto lavoro c'è dietro a questo. Quanto ci mettete a organizzarlo, peraltro? Cominciamo qualche mese prima, in realtà. L'anno prima già decidiamo un po' il tema, e poi pensando al tema vengono fuori 4, 5, 6 tipi di giochi diversi, quindi li teniamo tutti in cantiere per gli altri anni. Fantastico. Ecco. Come si fa a partecipare? Magari qualcuno si vuole iscrivere ancora? Allora, assolutamente sì, le iscrizioni sono ancora aperte fino all'11 di giugno, e si partecipa, ci si iscrive ufficialmente quando si portano i moduli all'associazione Kraart. Il caposquadra oppure tutta la squadra, appunto, si presenta con i moduli di iscrizione, c'è un regolamento da leggere, e poi al momento dell'iscrizione verrà consegnato un ulteriore piccolo regolamento sull'orario del preserale, su come bisogna muoversi all'interno della città. E appunto le iscrizioni sono ancora aperte fino all'11 di giugno nella nostra sede, contattandoci sui social il giorno di apertura, però siamo tendenzialmente disponibili più o meno qualsiasi ora. Ecco. Ricordiamo oltretutto che questa sera c'è una nuova puntata di Ti racconto Cremona, a cura del Kraart. Questa sera ci portate alla scoperta di Sant'Ilario, se non sbaglio, sì. Allora andiamo a vedere qualche anticipazione nel nostro servizio.
Vediamo forse se riesce a farlo partire la regia. Nella puntata di questa sera di Ti racconto Cremona, in onda su Cremona 1 dalle 20.30, le guide del CRART ci accompagneranno alla scoperta dell'interno della chiesa di Sant'Ilario, la cui storia è stata oggetto della puntata della settimana scorsa. La struttura si presenta come un'unica grande aula coperta da una volta reale, arricchita da affreschi dello Zeiss del XVII secolo e di gamba a partire dal 1895. La chiesa però contiene anche interessanti opere del Cinquecento dei Campi, come il Trionfo di Sant'Ilario o una Sacra Famiglia, conservate entrambe nella zona absidale. La scoperta della struttura poi non può che concludersi con l'ingresso nell'attiguo chiostro che durante la storia raccontata ha ospitato i Gesuiti prima e gli Agostiniani scalzi poi. Appuntamento sulla nostra emittente a partire dalle 20.30 con una nuova puntata di Ti racconto Cremona, sempre in compagnia delle guide del CRART. Bene, bene, allora 20.30 Ti racconto Cremona. Ricordiamo anche, Elena, altri due appuntamenti con il CRART. Sì, sono due appuntamenti legati alla mostra Magnum che appunto stiamo gestendo noi anche con le visite guidate. Ci sarà una visita guidata domenica 4 giugno alle ore 10 con due fotografi, quindi è una visita anche con gli occhi degli esperti che non vanno a raccontare solo la storia ma anche cosa c'è dietro la fotografia. E poi i nostri appuntamenti sempre legati alla mostra Magnum, il 22 di giugno con Massimiliano che ci racconterà alla chiave di Bacco, che c'è praticamente, faccio la biografia di James Dean. Quindi sempre legato ovviamente alla mostra. Sì, con cui abbiamo fatto K e da lì. Fantastico, fantastico. Allora grazie ragazzi, complimenti a Elena Poli, a Serena Carpaneto, a Massimiliano Pegorini. L'appuntamento con Cremona Criminale è all'edizione 2017 il 17 di giugno. Grazie ragazzi, io torno da Giovanni, da Zibello. Giovanni? Arrivo lì. Sì, va bene. Non so se ci rendiamo conto di quello che stiamo inquadrando in questo momento. Siamo nel pieno della 32esima Festival del Culatello qui a Zibello. Naturalmente sono tanti i fortunati che in questo momento stanno gustando la specialità. Anzi, c'è anche un brindisi. Salute. Salute. Beh, è tutto a posto qui a Zibello? Assolutamente. Siamo venuti apposta, quindi conoscete ampiamente. È la patria del Culatello. Ogni anno. Sì, magari quando non siamo a dieta, diciamo, ecco. Okay, buon appetito. Grazie. Ok, insomma, è inutile dire, è estremamente apprezzato il prodotto. Lorenzo Capelli è, diciamo, il patron, l'organizzatore di questa manifestazione, insieme credo a tanti altri, no? Tanti volontari. Otto associazioni guidate dalla Proloc, indubbiamente, che hanno creato questo grande evento, che cerca di portare persone per quello che concerne il nostro prodotto più importante, che è il Culatello, per farlo conoscere. È già conosciuto nel mondo, ora è diventato un prodotto di altissima qualità e quindi noi ne siamo fieri e cerchiamo senza ombra di dubbio di proporre il meglio di questo prodotto. Poi indubbiamente ci sono sempre qualche lacuna, però questo si sa, nello sviluppo delle cose è così. Tanto Marco Zambelli può inquadrare qui i commensali che insomma si stanno godendo appunto le bontà anche dei locali, no? Perché non ci sono soltanto, diciamo, gli stand gastronomici della festa, ma naturalmente ci sono i locali di Zibello. Allora, diciamo, tra l'altro per il Culatello, lo scorso anno è stato un anno importante perché il Ministero ha riconosciuto con un decreto ministeriale un aspetto che voi ritenete importante. Importantissimo, in quanto il Culatello non si potrà più fare cotto, dovrà essere solo fatto stagionato. Quindi quello che riguarda il discorso Culatello dovrà essere oltre 12 mesi di stagionatura e quindi non si potrà più avere il pezzo di carne, di quella parte di carne che fa parte del Culatello, facendola cotta, che è uno sminuire il prodotto. Naturalmente il prodotto dopo, lo sappiamo, certificato, certo. Presidio Slow Food, i maiali devono essere allevati solo in Lombardia e in Emilia. Esatto, è tutta la nostra produzione, guai andare al di fuori da queste province, queste regioni. Ecco, guai anche perché poi c'è un consorzio di tutela che racchiude credo 22 produttori che poi, insomma, se qualcuno non rispetta questi dettami si arrabbia.
Esatto, esatto, cioè, c'è una selezione molto rigida perché essendo appunto prodotto DOP deve avere delle regolamentazioni che non possono andare oltre a certe legislature, ecco. Certo. Oh, naturalmente qui la festa è iniziata ieri, proseguirà per tutto il weekend, tanti momenti, ci sono anche le bancherelle con gli artigiani, oggi pomeriggio ci sarà la sfilata degli sbandieratori delle terre dei Gonzaga di Rivarolo Mantovano, quindi insomma. Certo, mi preme sottolineare questa cosa perché con Rivarolo Mantovano abbiamo fatto una specie di gemellaggio con il tortello di zucca e con il tortello di culatello, perché l'anno scorso ci siamo proposti per abbinare questi due prodotti, che per loro la zucca è un elemento fondamentale, per noi l'elemento fondamentale è il culatello, e quindi abbiamo cercato di unire questo binomio in modo tale da fare una collaborazione insomma fatto in un modo fatto bene, ecco, diciamo così. E poi il culatello di Zibello proprio in questa zona, cioè voglio dire Sissa, Rocca Bianca, cioè, no? Deve essere proprio... È una zona molto circoscritta, comprende Busseto, Soragna, Sissa, Rocca Bianca, Polesine e Zibello, sono 10 km di raggio, quindi più di quello non si può andare, perché noi per fortuna e per sfortuna abbiamo un territorio che ha un 96-98% di umidità, che è l'ideale per i culatelli. Perfetto, allora adesso noi vi restituiamo la linea, ci rivediamo tra pochi minuti. Prima però chiedo, ringrazio naturalmente Lorenzo Capelli, adesso magari tenteremo di recuperare anche un produttore. Certo, adesso vi accompagno e ve lo faccio. Grazie, però chiedo anche a Marco, non so se riesce a zoomare, perché là ci sono praticamente centinaia di persone che stanno pranzando sotto al tendone, naturalmente giornata festiva, le specialità sono tante, quindi hanno approfittato e sono arrivati qui e naturalmente si stanno godendo il loro pranzo a base di culatello, ma non solo. No, esatto, non solo, perché abbiamo 8 primi, sempre base di culatello, dagli anolini ai tortelli, al gnocco, gnocchetti, ai pissarei, alle lasagne, abbiamo 8 primi e poi più questa sera abbiamo un menù speciale fatto da uno chef stellato che è Paolo Teverini di Lugo di Romagna, che proporrà il suo prodotto fatto col culatello. Allora, grande successo qui, nonostante uno dei ponti che aiutano a superare il fiume Po qui a San Daniele sia stato chiuso. Esatto, e questo secondo me ha condizionato molto anche la festa. E condiziona molto anche la prerogativa delle persone che devono venire da Cremona e ovviamente quelle da Parma che vanno a Cremona a lavorare, che hanno un disagio o un'indifferenza. E quindi le proteste ci sono state. Purtroppo il ponte non era fatto molto bene, quindi probabilmente era meglio aggiustarlo. Ecco, anche perché gli esempi ci sono, poi i ponti finiscono male, anche quelli che ci passano sopra. Grazie a Lorenzo Capelli, ci vediamo tra poco, vi restituiamo la linea. Grazie Giovanni, oltre a recuperare un produttore recupera anche un po' di culatello per favore da portare qui in studio, perché ci state facendo venire una gran fame. Ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in studio, ultima parte di Ore 12, questa puntata del venerdì. Vedo Giovanni tra dei culatelli meravigliosi, ci sta facendo morire di invidia oggi, Giovanni. No, vabbè, ma guarda che io guardo e non tocco, cioè sono lì in esposizione, eccoli qua, finalmente li abbiamo trovati, ne abbiamo parlato tanto e ovviamente qui la festa a Zibello prosegue. Tra l'altro noi adesso abbiamo modo di parlare proprio con un produttore che si chiama Giulio Parenti, buongiorno. Buongiorno. Lei è titolare della boutique della carne qui a Zibello, proprio qui in piazza, sotto questo, in piazza Garibaldi, sotto questo splendido palazzo storico. Allora, un momento importante per voi, questa festa? Sì, è un momento importante. Lo aspettiamo tutto l'anno, comunque lo aspettiamo, ed è un piacere vedere l'afflusso di persone, il paese che si riempie in festa, è proprio un piacere, insomma. Viene ripagato un pochino il lavoro che viene fatto durante l'anno, durante l'inverno, ed è bello pensare che tutte queste persone vengono qui proprio per assaggiare il culatello di Zibello. Zibello è un paesino piccolino, diciamo, si vive bene e si sta bene, però diciamola fino in fondo, se non avessimo questo
il culatello, è lui che fa sì che vengano tutte queste persone a trovarci. Comunque è una zona che questa che mette sempre, privilegia e valorizza, no, tutto quello che ruota attorno al maiale. Sì, certo, sì. E sì, poi c'è anche November Pork. Sì, ci sono varie manifestazioni nell'arco dell'anno, comunque tutte correlate, tutte per il maiale, insomma. Sì. Diciamo anche che comunque le amministrazioni, le associazioni del paese tutto hanno lavorato molto molto bene per valorizzare il territorio, il culatello, e per far sì che, per far conoscere proprio anche il nostro piccolo paesino qui da tutti, da noi. Tra l'altro c'era il sindaco, credo, in giro. Vediamo, forse riusciamo anche a recuperarlo. Ok, ma lei quindi lavora la carne o la produce? Un allevatore, no? No, noi siamo trasformatori. Noi abbiamo un piccolo laboratorio e 5 mesi all'anno, nel periodo di produzione del culatello, portiamo a casa le cosce e poi lavoriamo queste cosce. Sono maiali italiani, comunque, Emilia Romagna e Lombardia, e cerchiamo negli anni di mantenere la tradizione, non tanti numeri, ma cerchiamo di più un pochino la qualità. Ecco, qualcuno ci ha provato, insomma, a copiarvi, eh? Sì, ci hanno provato. Fortunatamente il sacrificio, il tempo, il clima della zona fa sì che sia difficile riuscire a copiarci fino in fondo. Ma qual è il segreto di questi prodotti? È la passione. La passione, il tempo, la lavorazione artigianale è quello che fa la differenza proprio da un prodotto all'altro. Perché culatello sul mercato se ne vedono tanti, poi dopo quelli fatti ad hoc alla fine dell'opera sono veramente pochi. Benissimo. Giulio Parenti, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. Grazie per averci illustrato un po' quello che ci sta dietro, ma adesso abbiamo la possibilità di incontrare anche il sindaco di Zibello. Eccolo qua, buongiorno. Allora, Censi, no? Andrea Censi. Censi. Che memoria, ragazzi. Allora, Andrea Censi, la ringrazio. Prima tra l'altro usciva dal municipio, io l'ho scambiato per così un impiegato, ho chiesto un'informazione e poi dopo lui mi ha detto: ma guarda che io sono il sindaco. Il primo cittadino è il primo servizio del cittadino. No, è stato gentilissimo, tra l'altro. Allora, sindaco, ancora una volta grande soddisfazione. Sì, è il frutto di un lavoro straordinario e di una sinergia di questa comunità, la capacità di stare insieme nei momenti importanti, la capacità di mettere da parte quelle che naturalmente possono essere, no, anche visioni differenti nella vita di una comunità, che si fanno invece comuni in questi eventi. E devo ringraziare in primis davvero il presidente della Proloco, Lorenzo Capelli, che è una persona con un'energia, una forza, un entusiasmo straordinaria, e grazie al quale si riesce a fare una sinergia e anche una collaborazione e una sintesi di tutte le associazioni di questo comune. Troverete sotto il palaculatello, in giro per il paese, tanti volontari, tutti i cittadini che dicono: questa è la nostra festa, questo è il nostro comune. E il denominatore comune della edizione del 2017, la 32esima festa del culatello, che quest'anno è festival, è la grande qualità, la qualità dei mercati, la qualità dei prodotti, la qualità del culatello, la qualità dei primi, dei secondi, della grande cucina del palaculatello, la qualità di tutta la proposta, i concerti, le sfilate, insomma è veramente una kermesse straordinaria. Ecco, sì, posso anche dire la qualità della vita che però in queste zone si riscontra, no? Perché adesso poi al di là del prodotto tipico, però insomma c'è veramente una vivacità anche culturale. Ricordiamo, abbiamo visitato questa mattina il Museo del Cinema e il Museo della Civiltà Contadina, insomma c'è veramente voglia di fare, c'è, come dire, quel volersi bene molto diffuso. Sì, è il dato distintivo di questa comunità e del nostro territorio, la capacità anche di accogliere, la capacità di trovare nell'altro un'opportunità di scambio e di crescita. Noi stiamo lavorando, appunto, come dicevi, in una direzione anche di grande crescita culturale, stiamo investendo nel recupero del teatro Pallavicino, nel Museo del Cinema, del Cinematografo e della Città Contadina, come avete visto, veramente dei pezzi unici che invitiamo chiaramente tutti a visitare, e mentre vengono a visitare le emergenze culturali di questo territorio possono trovare le grandezze della enogastronomia del nostro territorio. Questo è un binomio incredibile, inscindibile, e qui in queste occasioni, questa è la Festival del Culatello di Zibello e quella che è la prossima di novembre, che è November Pork, sono le due occasioni straordinarie per venire davvero a trovare un pezzo magico di quest'Italia e della pianura padana dell'Emilia Romagna. Grande sindaco, che tra l'altro lei l'anno scorso ha, come dire, gestito la fusione.
Sì, infatti il comune è di Polesine Zibello e la bellezza anche di questa cosa, ad esempio, è vedere che adesso a lavorare in cucina, a servire i tavoli, ci sono i cittadini che prima erano di Polesine e di Zibello insieme come nuova comunità, la capacità di stare insieme. Certo, questo è anche un altro grande segno, sapete i campanilismi, invece qui hanno saputo mettere insieme le forze. Sì, perché quello che è alla base di tutti, e devo veramente ancora dire brave tutte le associazioni, perché questo è fondamentale, è quello di trovare le cose che ci tengono insieme, non quelle che ci dividono. Perfetto, grande. Grazie sindaco Andrea Censi. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Il sindaco di Zibello, anzi Polesine Zibello per essere precisi, dopo la fusione dello scorso anno, ci ha dato, se fosse necessario, ma non lo era, ancora una ulteriore carica di grande energia che sottolinea la vivacità, come dicevamo, non solo enogastronomica ma anche culturale di questa zona, che questa mattina abbiamo avuto il piacere di raccontarvi in questa bella mattinata ormai estiva, in questa bella mattinata festiva, si ricorda la festa della Repubblica e lo si fa qui a Zibello, devo dire, veramente alla grande. Per il momento direi che è proprio tutto, quindi vi ringrazio e vi saluto. Nicoletta, a te, ciao. Grazie Giovanni, sono certa che adesso tu e il nostro operatore Marco Zambelli vi godrete un fantastico pranzo lì nella piazza di Zibello. Grazie per il vostro collegamento e siamo arrivati alla fine di questa puntata anche oggi. Vi ricordo questa sera gli appuntamenti su Cremona 1 alle 20.30 con Ti racconto Cremona, alle 21 con una nuova puntata di Punto Verde, il nostro settimanale dedicato all'agricoltura con Giovanni Rossi e Giorgia Boccalini. Prima di chiudere, augurarvi un buon weekend, però volevo salutare tutti gli ospiti del Nucleo e di Cremona Solidale che ci stanno seguendo come sempre con tanto affetto tutti i giorni. Un bacione da parte mia e da parte di tutta la redazione di Cremona 1, grazie per seguirci ogni giorno con grande affetto. Ovviamente un bacione anche a tutti gli infermieri, a tutte le persone che lavorano in reparto a Cremona Solidale. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, buon weekend, buona festa e ci vediamo lunedì come sempre qui puntualissime ore 12. Buon weekend.